Un bravo imprenditore lavora al suo business e non nel suo business. Non sta al bancone a servire i clienti, ma fa la strategia, seleziona il personale, si fa venire le idee, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mantra del delegare. Bisogna saper delegare, altrimenti non sei un vero imprenditore, altrimenti non potrai scalare. Non è vero in realtà, perché c'è un sacco di tipi di business che puoi fare oggi sfruttando la tecnologia, sfruttando l'online, che ti permettono di lavorare da solo e di scalare lo stesso. E che senso ha? Il senso è che magari non hai i soldi per pagare il personale, magari non hai la capacità per pagare il personale, magari per tua personalità non vuoi lavorare, non vuoi dover assumere altre persone, organizzarle, controllarle, eccetera, eccetera. In questo video quindi ti parlerò soprattutto del mindset e delle abilità che ti conviene sviluppare, dando un'occhiata anche ai tool per riuscire a gestire il tuo business completamente da solo. Io sono Alberto di italianindie.com e da quando ho cominciato a lavorare sulla imprenditorialità, a studiare imprenditorialità, mi sono innamorato del discorso della delega, anzi mi sentivo quasi in colpa perché non stavo assumendo abbastanza collaboratori. Ma poi ho realizzato che trovare collaboratori richiede tempo, richiede anche delle abilità, devi organizzarli, e se non hai il flusso di cassa per assumere collaboratori importanti, collaboratori che hanno delle capacità e sanno lavorare da soli, quello che non spendi in euro lo spendi in tempo. Quindi il tempo che risparmi facendo fare il lavoro agli altri lo spendi dovendo sopperire alle loro mancanze o dovendo formarli tu. Quindi la delega non è la soluzione, non è la panacea, non è la soluzione a tutti i problemi dell'imprenditore. Allora in questo video ti voglio far capire come forse il miglior modo di delegare è metterti nelle condizioni di non delegare. Il primo passaggio importante è un cambiamento di mindset. Innanzitutto c'è bisogno di un cambiamento di mindset, sempre quello, la mentalità viene sempre fuori. Cosa succede? Spesso il pensiero è questo: immagino il progetto più ambizioso possibile e mi metto per forza nelle condizioni di aver bisogno di altre persone, non posso fare tutto da solo. E quindi mi serve il designer, e mi serve l'editor per i video, e mi serve chi si occupa di ads, mi serve il copywriter, eccetera, eccetera, eccetera. Per trovare buoni professionisti in queste posizioni devi spendere tantissimi soldi e poi non sei in grado di trovarli perché tu non sai fare quelle cose, non sai selezionare un bravo copywriter, non sai selezionare un bravo responsabile di Facebook Ads. Allora ribalta il ragionamento. Parti da qual è il più piccolo passo che puoi fare adesso nella situazione che hai, facendo da solo, con le risorse che hai, con le skill che hai, in maniera comunque da progredire. Dove progredire vuol dire avere più traffico, avere più iscritti, avere più clienti, acquisire nuovi dati per riuscire a fare il passo successivo. E quando riesci ad immaginare una cosa che tu sai fare, che puoi mettere in piedi la settimana prossima, che puoi mettere in piedi domani, allora con le tue competenze, allora hai trovato la cosa giusta, senza dover dipendere da qualcun altro. E infatti, all'interno di questa mentalità, devi tenere a mente questo mantra: traffico, iscritti, clienti. Traffico, iscritti, clienti vuol dire che ci sono tre priorità nel tuo business, devono essere tutte quante attive, puoi concentrarti di più su una o sull'altra a seconda del momento, ma se tu lavori per aumentare il traffico, per lavorare, per acquisire nuovi iscritti, per convertire questi iscritti in clienti, allora stai progredendo e ti basta appunto progredire un piccolo passo in questa direzione qua. Ad esempio, tu potresti avere un canale di traffico YouTube, nel frattempo hai messo in piedi, hai creato un lead magnet per convertire i visitatori da YouTube in iscritti e mandi questi iscritti dentro il tuo autoresponder, per esempio ConvertKit, e vendi i tuoi prodotti su Gumroad. Ti servono solamente queste quattro cose qua e stai già facendo crescere il tuo business. Attenzione, questo approccio chiaramente funziona per i produttori di conoscenza, per chi crea contenuti gratuiti e vende formazione, coaching, ebook, videocorsi, webinar, conferenze, eccetera. Questo approccio si sposa perfettamente in questi casi. Probabilmente lo puoi applicare anche all'e-commerce, eccetera, ma di solito noi parliamo
a questo gruppo, ai produttori di conoscenze. Ed è quello che vedi fare a noi. C'è il canale YouTube, c'è il lead magnet che trovi su italianindie.com, il corso per lanciare il tuo primo corso online, e agli iscritti alla lista email vendiamo le cose che si trovano su Gumroad. Infatti, per sistemare, per creare tutto questo sistema, ti servono alcuni tool, ma sono spesso tool che non ti richiedono grandi competenze tecniche. Ad esempio, puoi avere il tuo sito su WordPress.com. Attenzione, non comprare l'hosting, eccetera, eccetera. Ti iscrivi a WordPress.com, usi le loro impostazioni, le loro funzionalità che ti permettono di non dover creare tutto da zero, e hai un sito intero. Ma puoi anche fare a meno del sito intero e vai ad usare Card, per esempio, che è un tool che costa 20 euro all'anno, una cosa del genere, e ti permette di creare dei siti a singola pagina, sostanzialmente, quindi delle landing, oppure dei siti che scrolli, no? E con per esempio tutti i tuoi link social, ad esempio, che fanno le loro minime funzionalità, quelle che l'essenziale che ti serve per trasformare il traffico in iscritti o clienti. Oppure puoi usare ConvertKit, che è un tool per creare per gestire la lista email, ma che include anche le landing page, per esempio, e quindi non avrai il blog chiaramente, ma hai le landing page, e non ti serve un tool ulteriore, o avere il tuo sito web in quel caso lì. Magari prima o poi la creerai, ma l'importante è portare del traffico agli iscritti. E il traffico lo puoi ottenere su YouTube, oppure lo puoi ottenere su Instagram, lo sai benissimo, ci sono un sacco di strumenti che ti permettono di guadagnare traffico. E poi puoi vendere con delle piattaforme che fanno tutto loro, come appunto Gumroad, come Teachable, o metti che vendi per esempio il coaching, puoi usare direttamente PayPal e creare dei link di pagamento da mandare direttamente ai tuoi clienti. Se vuoi poi puoi fondere tutto quanto con Zapier, Integromat per fare le automazioni, ma talvolta, soprattutto all'inizio, queste cose non sono assolutamente necessarie. C'è un passo successivo, un passo ulteriore, che è creare delle abilità, sviluppare delle abilità. Cioè ci sono delle abilità fondamentali che ti permetteranno di risparmiarti la delega, o ti metteranno nelle condizioni, quando proprio avrai bisogno di un professionista, di riuscire a selezionarlo correttamente, perché tu avrai una discreta esperienza in quel settore, abbastanza da capire se il professionista sa fare il suo lavoro. Allora, quali sono queste abilità? La prima è scrivere chiaramente. Attenzione, non scrivere come Manzoni, non scrivere come tanti aspiranti romanzieri, ma scrivere chiaramente, scrivere in maniera che le persone ti capiscano, che tu riesca a trasmettere non solo i concetti, non solo far capire come si fanno le cose, per esempio, all'interno di un tutorial, ma chiaramente anche nel trasmettere una storia. Lo storytelling converte molto bene, nel trasmettere le emozioni, anche le emozioni convertono molto bene e invitano le persone a continuare a leggere. Scrivere non è utile solamente se fai articoli, se scrivi, se tieni un blog, ma ti serve anche per chiarire le tue idee. Se tu sai spiegarti, vuol dire che hai capito bene le idee, e ti serve anche per come base per i prodotti, oppure come base per i video di YouTube, anche se fai dei video. Se sai scrivere, sai molto probabilmente anche parlare. L'altra skill è conoscere il comportamento umano. Comportamento umano vuol dire conoscere la psicologia che porta le persone a continuare a guardare i tuoi video, a cliccare sui tuoi video, a leggere i tuoi articoli, a leggerli interamente, a passare da lettore a iscritto. Qui non si tratta di tecnicucce di copywriting, trucchi mentali Jedi, no, si tratta di conoscere la psicologia umana, a partire dalla tua magari, per riuscire a immaginare come le persone si rapportano con te, con i tuoi contenuti e poi con i tuoi prodotti. E ti consiglio di andare a vedere il video sui libri di business che metterò in descrizione, perché lì ce ne sono un paio che sono appunto basati su quelli, sul comportamento umano. E sicuramente, se non vuoi guardare quel video, c'è Pensieri lenti e veloci di Kahneman, e poi c'è Le armi della persuasione. Ecco, se leggi questi due, magari leggi più volte, magari ti fai dei bei riassunti, sono degli strumenti molto molto utili per capire il comportamento umano, e da lì, da quei principi primi, poi fare il tuo marketing, la tua comunicazione. Chiaramente poi c'è stare in video,
vuol dire realizzare video, vuol dire parlare in video, vuol dire mostrarti eventualmente in video. Non sei obbligato a fare video, ma più il tempo passa più il video è forte e se almeno ci provi magari rischi di cogliere questa opportunità. Poi c'è un'altra skill che non riguarda magari i tuoi clienti, il tuo pubblico, che è la produttività. Non puoi pensare di lavorare come una buona parte delle aziende italiane. L'Italia come produttività è una delle ultime nei paesi ricchi e devi sapere come stabilire le priorità, ottimizzare il lavoro che fai, eliminare le attività non necessarie, automatizzare quello che puoi automatizzare. Quando fai un'attività, farla nel modo essenziale, senza farti prendere al perfezionismo, eccetera, eccetera. Trovi già alcuni video di produttività su questo canale, ma chiaramente c'è un sacco di materiale che puoi trovare, appunto, soprattutto libri ce ne sono di molto interessanti. E poi chiaramente devi lavorare sui tool, cioè se tu decidi di usare un tool, devi imparare ad usarlo bene. Non è che puoi continuare a scrivere sulla tastiera solo con gli indici, per fare un esempio, devi imparare ad usare la tastiera con tutte e 10 le dita. Se tu usi un tool per scrivere, devi imparare ad usare bene le sue funzioni per scrivere velocemente, formattare tutto quanto senza impazzire e perdere un sacco di tempo, eccetera eccetera. Devi saper sfruttare i tool che hai. E se vuoi un piccolo consiglio extra, non ti conviene saltare continuamente da un tool all'altro, che è un modo di perdere tempo, una scusa per non lavorare che molti abbiamo. Quello che ti conviene fare è scegliere un tool che ti soddisfa, non è magari quello perfetto, e darci dentro e impararlo alla perfezione, così magari scoprirai che è molto più ti aiuta molto più di quello che magari ti sembrava all'inizio. Ecco, ti ho dato questi consigli di mindset e di abilità da sviluppare per evitarti di delegare, che funzioneranno soprattutto se sei un produttore di conoscenza. E quindi crei contenuti e crei prodotti di conoscenza, di formazione. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace. Se hai delle domande, mettile nei commenti, perché li leggo sempre tutti quanti. Come ultimo passaggio, ti invito a raggiungerci nella nostra community per i produttori di conoscenza, dove se vuoi parleremo anche di questi argomenti, e la trovi nel link che metto in descrizione. È una community gratuita. E per il resto ti ringrazio di aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!